Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 2.48 Russo. Parere contrario, Commissione, Governo e relatori di minoranza. È aperta la votazione. Vico. Ci siamo? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 2.49 Borghi, come riformulato dalla relatrice Braga. Accetta la riformulazione, ok? Onorevole De Rosa. Sì, Presidente, qui ancora andiamo a allargare la platea delle eccezioni. C'era almeno una clausola di salvaguardia, diciamo che si doveva comunque prevedere interventi di compensazione ambientale di entità equivalente all'intervento che si faceva. Naturalmente il collega Borghi mi toglie la parte di entità equivalente, perché era troppo protettiva verso il territorio e poco protettiva verso i palazzinari e quindi mi amplia invece l'ampliamento delle attività produttive esistenti che non devono sottostare alla legge sul consumo di suolo e quindi non sono escluse dalla superficie agricola e i lotti interclusi, le aree ricadenti nelle zone di completamento. Quindi sostanzialmente un'altra apertura alle eccezioni alla definizione di superficie agricola e una chiusura verso le compensazioni che non amo, ma che almeno siano equivalenti agli interventi che si fanno, se stiamo parlando ancora di stop al consumo di suolo e tutela del nostro territorio, sarebbe il minimo indispensabile come ragionamento da attuare all'interno di questa legge. Grazie, onorevole Zaccagnini, prego, ne ha facoltà. Sì, assolutamente concordo con le parole di De Rosa perché è un ulteriore peggioramento della legge, ce li aspettavamo qua in aula. Stanno arrivando a pioggia e purtroppo non solo il meccanismo delle deroghe va a disarticolare l'impianto della legge, ma appunto piove sul bagnato e in questo caso su suolo impermeabile si potrebbe dire, perché non vediamo come il testo possa raggiungere una sua efficacia. E ovviamente ci aspettiamo ulteriori peggioramenti perché abbiamo visto purtroppo gli